Siamo nel porto turistico di Capo d'Orlando, un affaccio verso le isole Orie, un tratto di costa veramente bello dal punto di vista naturalistico da visitare e soprattutto a valle di un comprensorio collinare, quello dei Nebrodi, molto importante, ricco di storia, di cultura, di tradizioni e soprattutto anche di coltivazioni e di derivati. Ora, questi due mondi come se fossero fra di loro scollegati, noi dobbiamo fare sì che attraverso le risorse europee e tutti i bandi disponibili che portino finanza, si crei un'offerta integrata fra mare e monti, consentendo sia al turismo da diporto in transito di fruire e conoscere queste realtà collinari, sia al turismo, diciamo enogastronomico, di venire giù e avere l'opportunità, come si usa oggi col noleggio, di andare a fare queste brevi gite nelle isole o nei tratti di costa vicini. L'uno e l'altro devono contribuire a fare un'offerta turistica di comprensorio più ampia per arricchire le nostre aziende, dare posti di lavoro ai nostri giovani e creare quindi una possibilità di sviluppo per tutti.